Buona giornata a tutti. Sì, questa è la trasmissione Magia Stranieria Paganesimo. E come ogni giovedì che va in onda da Radio Gamma 5 e che vi parla di paganesimo, stregoneria, magia. Ogni giovedì alle ore 15 e la sera alle ore 19. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che abbiamo siti su internet dove c'è materiale dai quali potete accedere e sui vari motori di ricerca ormai penso che con il termine paganesimo i siti dell'istituto ormai si sono dappertutto, no? Ho visto come sono trovato anch'io su dove? Su un sito Alta Vista, credo, sì, ma quello della Federazione Pagana, non quello personale. Comunque ho messo qualcosa, trovate sempre. Poi se qualcuno vuole indirizzi ve li do tranquillamente. Allora, trasmissione di oggi verte, come al solito andiamo avanti con gli oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici che descrivono quello che è l'interpretazione della stregoneria degli oracoli, che la stregoneria si riprende l'interpretazione degli oracoli caldaici e li sottrae dall'interpretazione del platonismo, praticamente dei neoplatonici, fatta attraverso il platonismo. Seguo la sequenza di tonelli che è stata pubblicata dalla Burr per elencarli, sono arrivati al frammento 142 e i frammenti sono 191, per cui un'altra cinquantina di frammenti. Ho finito anche il lavoro sul mobbing, quello che avevo annunciato all'inizio dell'anno, e ve lo presenterò quando avrò finito gli oracoli caldaici, oppure la sera quando avrò finito fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria e dal paganesimo politeista. Bene, Francesco, c'è qualcosa da dire prima che partiamo? No, poi lasciamo. Con gli oracoli? Sì, partiamo con gli oracoli, poi parleremo. A ruota libera. Allora, siamo arrivati al frammento 142, puntini, alle nostre apparizioni direttamente visibili, per causa vostra, sono stati avvinti dei corpi, puntini. In questo frammento si presenta una protesta delle linee di tensioni consapevoli, gli dèi, nei confronti degli esseri umani. Questi porgono una protesta. Voi ci scambiate per forme umane. Siete voi che volete vederci in questo modo. Noi non abbiamo forma, ma abbiamo sostanza, direzione e intento. In realtà gli esseri umani hanno la ragione alla quale hanno legato la loro esistenza e le sfide attraverso le quali sviluppare il loro corpo luminoso. La ragione si è impossessata di loro, la ragione si è erta a padrona del loro pensiero, la ragione è l'unica forma che l'essere umano concepisce per sviluppare in maniera logica e costante. Tutto deve rientrare nella ragione. Così, quando alla ragione umana bussano le linee di tensione, presentando le loro specificità, la ragione prende i fenomeni che in essa ammette e li riveste di attributi propri della sua descrizione. Le linee di tensione consapevoli di sé vengono descritte come esseri umani, le cui caratteristiche sono rappresentate dal corrispettivo descritto nella ragione. Sulle linee di tensione l'essere umano proietta la propria descrizione e la ragione lo convince che quella è la forma degli dèi. In questo frammento il veggente lancia un avvertimento a coloro che descrivano e onorano gli dèi in forma umana. Quando la forma umana non ha nulla a che fare con quegli dèi, è a causa vostra che percepite gli dèi in questo modo, è a causa della ragione che ha il controllo e la gestione della vostra capacità di percepire e descrivere il mondo, è a causa del come avete organizzato i vostri sensi che percepite il mondo in quella forma e in quel modo. Il mondo non è come voi lo descrivete, ma non necessariamente è diverso il meccanismo deduttivo che fate qualora lo descriveste in maniera sistematica con una diversa organizzazione dei sensi o di diversi sensi. Il senso del frammento è questo: quando guardi l'universo, non affaticarti a rivestirlo di forma. Concentra la tua attenzione sulle correlazioni fra gli oggetti, i meccanismi, il funzionamento. Un apprendista stregone, quando comincia a diventare uno stregone,
si accorge l'inganno della ragione. Cioè l'inganno della ragione se ne accorge quando, alterando la percezione, si trova a muoversi in mondi dove tutte le leggi fisiche, tutto il suo modo di essere, tutto il suo modo di rappresentarsi è diverso. Pertanto sappiamo benissimo, come apprendisti, ogni apprendista stregone sa benissimo che il mondo è solo forma, cioè è una sostanza, esiste in se stesso, ma noi lo descriviamo in quella forma, sia perché la nostra specie ha scelto questo, sia perché i nostri sensi attraverso l'evoluzione, attraverso gli adattamenti, hanno scelto di sviluppare quella forma. Pertanto il mondo ha questa forma perché noi lo descriviamo in quella forma e perché noi ci siamo adattati a trasformarci in quella forma. Però siamo noi che abbiamo fatto questa scelta, ricordiamocelo sempre. Se un giorno noi costruiamo gli dèi in forma umana, non è perché gli dèi hanno una forma umana, ma perché noi proiettiamo in quella forma il nostro percepito, cioè le qualità degli dèi che noi percepiamo. Pertanto la bellezza di Venere, in quanto il venerare è la bellezza dell'esistere nella vita, così noi raffigureremo sempre Venere in ciò che ci piace di più, e così Giove lo raffigureremo in quel modo, così, visto che c'è Francesco, pam, lo raffigureremo in quel modo, Dioniso lo raffigureremo. Sì, ma c'è anche farne un discorso, nel senso che nella mitologia e in tutto quanto il paganesimo non esiste il cosiddetto di statico, cioè nel senso che a cambiare non è solo l'uomo, ma cambiare anche il divino, cioè nel senso che la divinità si adegua anche all'entità che ha l'umano, cioè nel senso che la forma con cui si presenta una divinità non è statica, cioè nel senso che se 2000 anni fa una divinità si presentava in una certa maniera, questa divinità ha la capacità di modificarsi, di adeguarsi, certo, ha la capacità di presentarsi, e di conseguenza anche l'uomo può modificare il tipo di rapporto con questa divinità. E, cioè, può afferrare, e non è assoluto, e cioè può afferrare aspetti diversi della divinità e raffigurarla anche in maniera diversa. Cioè la raffigurazione appartiene sempre al soggetto che produce quella raffigurazione, cioè ai suoi bisogni, al suo percepito. Cioè, percepire Pan, diciamo, oggi e percepire Pan 2000 anni fa era una dimensione diversa. La linea di tensione è uguale, però il percepirlo e il relazionarsi è diverso, perché 2000 anni hanno cambiato sia gli uomini sia il divino. Sì, ma d'altronde, sai, cioè, esiste anche un discorso che viene fatto all'interno della psicologia che è tipica, che ogni tanto andiamo a ricordare, che dice chiaramente: nel momento in cui noi perdiamo il contatto con gli dèi, questi dèi esistono lo stesso, di conseguenza devono trovare delle forme di manifestazioni, e le forme di esasperazione diventano sempre più forti. Cioè di conseguenza, se Pan era il dio del panico e l'uomo riusciva a percepirlo, però la percezione era individuale, cioè nel senso che non andava a contaminare la società, non andava a distruggere un popolo, una comunità, adesso non percependo più individualmente il panico, viene percepito in maniera collettiva. Difatti le diffusioni di panico collettivo che esistono, la diffusione che esiste, quella di massa, è significativa, d'altronde perché individualmente si è persa la capacità di entrare in contatto con queste dimensioni, e ne perdiamo il controllo. Prendendo il controllo noi arriviamo alla follia, cioè, ma la follia che non è solo legata alle persone, esiste una follia che è legata anche alla civiltà, che è legata anche a una cultura, che è legata anche a uno stato, che è legata anche a una città. Di conseguenza, nel momento in cui noi non conosciamo qualcosa, rifiutiamo qualcosa, questo qualcosa non è che se ne va distante, cioè nel senso che le divinità pagane non possono essere esorcizzate come fanno i cristiani, ad esempio, col loro demonio, cioè nel senso appartengono alla vita, appartengono a noi stessi, sono anche la nostra vita, e di conseguenza rimarranno qui. Nel momento in cui noi non saremo più in grado di concepirle, queste divinità troveranno delle forme sempre più violente, sempre più forti per scuotere le persone. Nel momento in cui noi non saremo più in grado di concepirle, saremo destinati a crollare. E logicamente è questo che ci porta al cristianesimo, perché il cristianesimo ci toglie sempre la possibilità di essere noi, ad osservare il mondo e a capire noi stessi. E questo è il senso che alle nostre apparizioni direttamente visibili, cioè agli dèi, alle linee di tensione, alla vita, all'essere Dio della natura che ci circonda, per causa vostra, cioè a causa della vostra ragione, del vostro modo di fissare l'attenzione, sono stati avvinti dei corpi, cioè la forma umana degli dèi è data dagli esseri umani che la percepisce. E passiamo al frammento 143. Per la, fra parentesi del traduttore, natura corporea sulla quale siete stati innestati. Il vostro cammino di trasformazione, il nostro cammino di trasformazione, è stato innestato sulla natura corporea. Il vostro essere Dio, cioè il nostro essere Dio di chi sta parlando,
passa attraverso quel percorso, un percorso di compattazione, trasformazione e determinazione, un percorso di mutamenti e crescite continue. Il Dio che si costruisce attraverso l'essere natura deve necessariamente coltivare il proprio essere all'interno della natura. Nella natura deve individuare l'oggettività in cui vive, un'oggettività magica e in perenne modificazione nella quale deve imparare a muoversi, deve modificare se stesso per poter trasformarsi in quell'oggettività, deve plasmare e articolare il proprio essere Dio attraverso la manipolazione di se stesso. Manipolando se stesso interviene ed agisce in quell'oggettività di cui è parte. Deve altresì costruire le relazioni fra la propria soggettività e l'oggettività nella quale si trova a muoversi. Questi tre riconoscimenti di stati magici e coscienti devono essere riconosciuti dall'essere della natura e, attraverso questi, determinare le sue trasformazioni. Gli esseri della natura sono caratterizzati dal loro percepire la forma del proprio esistere, all'interno della quale costruiscono delle relazioni. Quando un essere della natura usa proiettare il suo percepire, la forma come strumento attraverso il quale definire ogni forza che si muove nell'universo, allora piega alla forma ogni fenomeno che incontra. Ogni forza, ogni manifestazione nell'oggettività viene descritta per forma al fine di trasferirla nella sua descrizione. È una prerogativa dell'organizzazione sensoria degli esseri della natura, dove la qualità e la capacità soggettiva dell'uso dei sensi determina la qualità e la natura della descrizione. La ragione si innesta sugli esseri della natura, in generale, e sugli esseri umani, costruita dall'organizzazione sensoria degli esseri della natura stessi. Solo negli esseri umani la ragione raggiunge un tale grado di assolutezza da imporsi come padrona e dominatrice dell'individuo. La guerra che l'individuo combatte al fine di togliere la ragione da padrona della propria esistenza e della propria percezione per trasformarla in un strumento al proprio servizio è parte della grande battaglia di trasformazione soggettiva che porta l'essere umano a costruire il Dio che cresce dentro. Questo è il senso che caratterizza gli esseri il cui percorso di costruzione di se stessi come dei passa attraverso la trasformazione di esseri della natura. E passiamo al frammento 144. Puntini, puntini, puntini. Che prende forma ciò che non ha forma. Come per il contesto precedente, anche questo frammento si riferisce agli esseri della natura. Nella loro descrizione del mondo che li circonda, prende forma anche ciò che non ha forma. Viene descritto anche ciò che non potrebbe essere descritto in quanto non appartiene al mondo del corporeo o della forma. Così le linee di tensione che attraverso gli esseri della natura vengono percepite come forze, ma descritte e comunicate come forma. Dove la forma prevale sulla forza e l'essere della natura, generazione dopo generazione, si trova ad osservare una forma vuota di significato. Così la percezione del potere di essere che circonda l'essere della natura deve essere rinnovata. Viene rinnovata trasmettendo generazione dopo generazione l'intento di superare la forma nella percezione del mondo ed esprimere in esso le tensioni che dall'essere sgorgano per confluire, fondersi e amalgamarsi con le tensioni del circostante. L'essere umano, nel nostro caso, impara che l'azione precede sempre la descrizione e che questa, pur comunicando agli esseri della propria specie alcuni elementi che determinano l'azione, è, tuttavia, incompleta e incapace di comprendere l'azione stessa. Facendo questa operazione, l'essere umano sconfigge la ragione padrona e la trasforma in uno strumento attraverso il quale affrontare l'esistenza. Si libera dei suoi fantasmi attraverso i quali la ragione procede del proprio ruolo di padrona, quali la fede, la paura, il terrore, l'incostanza, la morale, eccetera, affina e costruisce un nuovo strumento attraverso il quale agire nel mondo, l'intuire. L'intuire che con l'intero nous, il pensiero, l'intenzione, il progetto, lo scopo, il modo di pensare, il modo di sentire, eccetera, interviene come strumento di modificazione dell'individuo attraverso il quale agire nell'oggettività in cui viviamo. Vivere in questa oggettività significa che l'azione precede sempre la descrizione. Questo anche quando l'essere umano, persa la sua capacità di autodisciplina e di discernimento, perde se stesso
nei meandri dell'incomprensione soggettiva che viene comunemente definita col nome di pazzia. E passiamo al frammento 145. Ci sarebbe naturalmente da spiegare ogni cosa, da parlare su ogni cosa, ma continuiamo ad andare avanti. Frammento 145, puntini, puntini, puntini. Intuire la dispiegata forma della luce. Così l'essere umano, nel nostro caso, quando ha sottratto se stesso dal controllo militare della ragione, sprigiona tutto il potere del proprio sentire e del proprio intuire nel mondo che lo circonda. In quel momento non percepisce quanto lo circonda nella forma che la sua ragione desidererebbe descrivere per alimentare i suoi fantasmi, ma intuisce il potere di essere delle coscienze di sé che lo circondano, la dispiegata forma della luce, il dispiegamento del potere di essere. Intuire questo, anziché descriverlo, significa essere organizzati soggettivamente per sviluppare l'azione nei suoi confronti. Interazione, relazione dialettica, fusione di volontà e determinazione in funzione di intenti comuni. Questo è possibile non con l'accordo che si ottiene attraverso la ragione, ma è possibile dispiegando il proprio intento e proiettandolo nel mondo. L'intento non può essere descritto, l'intento è possibile respirarlo e svilupparlo mediante l'azione come frutto della determinazione soggettiva. Dunque, intuire la dispiegata forma della luce significa intuire l'intento del mondo circostante, attraverso il quale condurre l'azione soggettiva che lo rende manifesto. Praticare l'intento non è atto pensato della ragione, ma è un elemento di trasformazione magica dell'individuo, la sua comunanza con l'infinito. E passiamo all'ultimo frammento per oggi, ed è il frammento 146. Puntini, puntini, puntini. Così, invocando, vedrai un fuoco tendere a guizzi verso il vortice dell'aria, simile a un fanciullo, o anche a un fuoco senza forma, onde scaturisce una voce, o vivida luce ronzando, avvolgersi a spirale attorno alla terra, ma anche un cavallo, della luce più fulgida a vedersi, e un fanciullo montato sul dorso rapido di un cavallo, infuocato coperto d'oro, o al contrario nudo, e ancora ritto sul dorso, che lancia dardi. E forse la descrizione della nascita del corpo, luminoso che maggiormente ha attratto la mia attenzione e mi ha trasformato in un numero infinito di mondi. L'interpretazione relativa allo sviluppo del corpo luminoso all'interno dell'essere umano. L'essere umano che invoca, l'essere umano che determinando la propria vita chiama con determinazione, volontà e intento quanto gli spetta per il solo fatto di praticare la vita stessa. Invocare deve essere interpretato in modo letterale, storico. In dà il valore intensivo all'azione, evocare sta per chiamare, dunque chiamare con volontà e determinazione. Quando si chiama con volontà e determinazione, anche un Dio del circostante lo si può fare solo nella misura in cui si è costruito il Dio che cresce, ed è quel Dio che chiama attraverso la propria volontà e la propria determinazione. E in quel momento si è in grado di assistere alla nascita del corpo luminoso che cresce. Un corpo luminoso che appartiene a quel veggente come un fuoco che tende a guizzi, guizzi di sviluppo, verso il vortice dell'aria, il corpo fisico, il regno della ragione, simile ad un fanciullo. Perché simile ad un fanciullo? Perché il corpo luminoso si affaccia con grande determinazione, il guizzare del fuoco, ma all'inizio è solo un piccolo fuoco che tenta di espandersi. Oppure, dice il veggente, potete assistere anche ad un fuoco senza forma, un fuoco che guizza e si dilata come la consapevolezza dell'individuo, mentre si dilata nel mondo che lo circonda. Si dilata tanto da avvolgere l'intero pianeta. È l'intento soggettivo del corpo luminoso dell'individuo che si fonde con l'intento del mondo circostante, ne diventa parte. Il mondo circostante fa proprio il suo intento ed egli fagocita, facendolo proprio, l'intento del mondo in cui vive. Voi potete vedere il mondo circostante nella forma del cavallo, nell'intento che viene manifestato attraverso la sua azione, la luce fulgida dell'intento che si manifesta come un cavallo lucente lanciato al galoppo della vita. Il corpo luminoso dell'essere umano
montato su quel cavallo, luce dell'intento che si mescola fondendosi con la luce dell'intento che corre nella direzione di sviluppo della vita stessa. Come rappresentate l'intento espresso dal corpo luminoso dell'essere umano è una vostra scelta. Il fanciullo montato sul dorso altro non rappresenta che il corpo luminoso che fonde il proprio divenire col divenire del mondo circostante. Un fanciullo ammantato di volontà e determinazione nello sviluppo del proprio intento. Che quel bambino sia infuocato, coperto d'oro o nudo non fa nessuna differenza. Quando lo vedete infuocato è perché ponete l'accento della vostra attenzione sullo sviluppo della sua conoscenza e della sua consapevolezza. Quando lo vedete coperto d'oro è perché ponete l'accento sul suo corpo luminoso. Quando lo vedete nudo è quando abbracciate quella coscienza di sé in sé e per sé con le determinazioni e la volontà espresse nell'attimo presente. In ogni caso, la descrizione che fate indica sempre la stessa immagine, la stessa situazione, la stessa numenia, lo stesso Dio che costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti. Quando lo vedete ritto sul dorso, che lancia dardi, allora saprete che quanto state vedendo altro non è che la manifestazione di volontà e intento di quel corpo luminoso. In realtà quell'essere umano si è fatto Eros, figlio di Venere e della vita, che lancia i dardi della sua volontà e della sua determinazione per alimentare la vita stessa. Cosa state guardando? State guardando il figlio dell'uomo che costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti, il figlio dell'uomo che ha fuso il proprio intento con l'intento del mondo circostante, il figlio dell'uomo che chiama gli esseri umani a dispiegare la loro volontà e le loro determinazioni per costruire loro stessi nell'infinito dei mutamenti. Avete visto lo stregone che lancia i dardi della vita e del risveglio affinché gli esseri umani, colpiti da quei dardi, alimentino il Dio che cresce dentro di loro e costruiscono il loro cammino di eternità, risvegliando il dormiente prima che questi muoia. Questo è quanto dice questa visione. E dunque, rileggiamoci la visione come è stata scritta dagli oracoli caldaici. Così, invocando, vedrai un fuoco tendere a guizzi verso il vortice dell'aria, simile a un fanciullo o anche un fuoco senza forma, onde scaturisce una voce, o vivida luce ronzando e avvolgersi a spirale attorno alla terra. Ma anche un cavallo della luce più fulgido da vedersi e un fanciullo montato sul dorso rapido di un cavallo, infuocato e coperto d'oro, o al contrario nudo e ancora ritto sul dorso che lancia dardi. E qui al frammento 147 fermo la lettura degli oracoli caldaici. Sì, sì, è prestino. Cioè, sì, è stato un prestino, sì. Beh, dai, tanto abbiamo parecchie cose di cui parlare, di cui dire, perciò potremo anche cominciare. Tu vuoi cominciare te o dire qualcosa? Ah, io ho una cosetta, se vuoi, no, che comincio, che anche perché è un ringraziamento a una radioascoltatrice. Allora, la Francesca mi ha mandato quel pezzo in spagnolo. Su Zorro. Si parlava di Zorro. Che c'era anche, oltretutto, anche sul Gazzettino una settimana fa. Cioè, si è riportata la stessa notizia. Meno che è stato un apprendista bruio, cioè un apprendista stregone. E sempre la Francesca, tanto devo ringraziare per un'altra cosa, perché io gli avrei dovuto mandare delle cassette registrate, mentre lei mi ha detto che ha recuperato quelle cassette registrate da altre persone che ascoltano. Il che significa che nella zona Francesca c'è qualcun altro che registra, che ascolta. Vabbè, questa è una buona notizia, direi tutto. E poi ha mandato anche un articolo di una rivista francese in cui si parla della sorcery, cioè le confraternite delle streghe, in Francia, intervistata una francese, in cui fra le altre cose si diceva che in America ci sono circa 5 milioni di persone che seguono la stregoneria sotto varie forme ed è una stregoneria legale, cioè riconosciuta religione, no? E quello che però mi interessava di questo articolo in particolare è il trafiletto centrale, dove c'è il psicanalista, c'è il solito psicologo che parla di questo fenomeno della stregoneria. E che diceva, io l'ho tradotto male dal francese, ma penso di non aver sbagliato molto, insomma, che praticamente la stregoneria, cioè queste società confraternite segrete, costituiscono una specie di contropotere all'interno del sistema sociale e che paradossalmente servono al sistema sociale per aumentare il controllo di polizia. Allora, questo è l'aspetto che più mi interessa, cioè il resto è abbastanza rilevante, perché
tutto il resto della storia della strega, eccetera. Ma in effetti è importantissimo questo aspetto, perché fino all'altro ieri noi avevamo un controllo di polizia da parte della religione cattolica, e la polizia che si muoveva su principi cattolici, per cui chiaramente... Beh, si muove ancora adesso. Sì, si muove ancora adesso, infatti abbiamo molte cose da dire, molte cose anche da protestare al Ministero degli Interni, ma lo faremo, lo faremo. Sì, beh, se tu pensi che i migliori consulenti del CIRS, dei segreti, e gente come Ferrari, presidente del CIRS, del Re, che è cattolico, sì, una Cecilia Catotrocchi che va in giro a spacciare i santini della Madonna, Madonna, cioè... E questi sono i consulenti dei segreti, segreti, insomma... Sì, infatti, sono ridotti piuttosto male, poveracci, no? Infatti, come io appunto ho avuto occasione di vedere parecchi documenti dei segreti segreti ultimamente, anche della loro rivista dei segreti segreti, e sono rimasto veramente incredibile, cioè incredibile, che hanno fatto un forum in cui c'erano queste persone che parlavano, che si presentavano come esperti, e dovevano dare indicazioni in questo senso. No, ma comunque è effettivamente una roba vomitevole. Mm. Comunque, al di là di questo, in effetti... Diciamo che fino a ieri, e purtroppo anche oggi, a quello che ci ha detto Francesco, la polizia agisce in termini cristiani, cioè o fai quello che voglio io ti ammazzo. Chiaramente le cose sono state cambiate, cioè c'è stata una modificazione dell'atteggiamento nel corso del tempo, e ci sono anche delle leggi in discussione per questo. Per cui ogni volta che c'era un principio opprimente del cristianesimo, per liberarsi da quel principio era necessario chiaramente agire, avere dei comportamenti che... non fossero completamente ortodossi, tipo la liberazione sessuale, se vogliamo, da quando Reich ha fatto partire la rivoluzione sessuale, a tutto quello che è successo, pensate Freud, tutto il resto, dall'inizio del secolo fino ad oggi, che razza di rivoluzione c'è stata? Ma le pulsioni sessuali sono sempre state all'interno dell'individuo, cioè erano sempre una forza di trasformazione dell'individuo. Chiaramente se uno voleva dare vita a sta forza doveva farlo segreto, perché veniva indicato, veniva incarcerato, ricordatevi la Dama Bianca di Coppi, insomma, tanto per dire una cosa famosa, insomma. Questo è assolutamente vero, e in effetti quello che sta cambiando negli ultimi 10 anni, cioè la stregoneria negli ultimi 10 anni ha deciso di giocarsi, perché la stregoneria non è un contropotere, il paganesimo non è un contropotere, ma è l'essenza della vita del sistema sociale in cui viviamo. Il vero contropotere che mette in ginocchio le persone, che è assolutamente illegale, è quello dei cristiani. Chiaramente liberalizzando, cioè avendo conquistato la stregoneria, ha conquistato la libertà dal 1789 fino ad oggi, ha portato avanti un processo di liberazione sociale, e questo permette oggi come oggi alla stregoneria di esporsi per ciò che è e non per ciò che gli altri vogliono che la stregoneria sia. Perché molte persone, per esempio, si indignano o si sono indignate quando dicevano che io sono apprendista stregone, perché hanno l'immagine che è stata costruita dai cristiani, cioè i cristiani vogliono che tu sia quello che loro vogliono che tu sia, perché in questo modo ti possono colpevolizzare, e questa è un'aberrazione immane, cioè è veramente un'infamia. Bene, la stregoneria da 20 anni a questa parte, adesso non mi ricordo esattamente la data, ha deciso di prendersi in mano direttamente quello che è l'introduzione sociale, quello che è anche l'impatto sociale che ha il pensiero della stregoneria. Pertanto la stregoneria non è un contropotere, non ha nessuna intenzione di essere un contropotere, ha intenzione di manifestare il proprio intento per la costruzione della vita, perché il vero contropotere, cioè il contropotere alla Costituzione della Repubblica Italiana, è dato dal cattolicesimo, è il cattolicesimo il vero contropotere della Costituzione. Non la stregoneria, la stregoneria è in linea, la stregoneria ha fatto nascere la Costituzione, non è contro la Costituzione, vuole sviluppare ulteriormente i parametri di libertà, mentre invece il vero contropotere è il cattolicesimo. E questo mi interessava, di questo aspetto, di questo articoletto, andare a ribadire questa roba qua, perché non solo in America ci sono più di 5 milioni di persone fra pagani e della stregoneria che si stanno diffondendo, anche se come sempre ci sono le diversità, no? Sì, beh, a parte che sì, non c'è manca, perché sì, non devi considerare che, come sempre, come diciamo, il paganesimo non è monolitico, cioè non esiste il papa, una gerarchia, cioè esatto. Ognuno può attivare qualcosa, di conseguenza tutto quello che viene attivato in base alla propria volontà, e non, siccome non c'è la scomunica, siccome non c'è una fede, non c'è un riferimento, non c'è un credo, non sono 10 comandamenti pagani, non ci saranno mai, logicamente può esistere di tutto, ci può anche esistere chi non è corretto, però logicamente, avendo i pagani la coscienza e l'informazione, la capacità, sanno anche discriminare queste cose, insomma. Ma tieni conto che
a livello già accademico, Francesca appunto citava questo articolo, ma lei sicuramente conoscerà Mircea Eliade. Mircea Eliade, già lui nel suo testo parlava benissimo della stregoneria e già dei primi gruppi pagani, diciamo ufficiali americani, perché dicono chiaramente che rappresentano un qualcosa di positivo, non tanto per l'idea in se stessa, ma in quanto in positivo per le persone che partecipavano a questi gruppi, cioè nel senso che dicevano questi gruppi, al contrario delle chiese cristiane, non fanno soltanto un'opera, diciamo, di indottrinamento, ma permettono alle varie personalità che esistono nelle persone di manifestarsi, e tramite una manifestazione gli permette anche di vivere meglio. E questa, cioè, è la ricerca, la volontà. Difatti, questo è proprio fondamentale, cioè nel senso che il paganesimo tende sempre a non togliere le cose alle persone e non imporre le cose alle persone, ma a realizzare le persone. Cioè, dobbiamo sempre pensare che nel monoteismo, che ha la necessità e ha come fondamento il bisogno di imporre e di codificare le cose agli altri. Logicamente, quando poi quando le persone sono distrutte, il monoteismo non ha problemi, cosa fa? Come i ruderi, come i reperti ecologici del Giannicolo, li scarica e li butta in qualche discarica, li può anche distruggere, li può annientare. Questa è la loro scelta. Cioè, il terrore cattolico deve per forza dire all'altro cosa l'altro pensa, per poter farlo pensare come a lui fa comodo che l'altro pensi. Tu dici che, vorrei inserire una notiziola proprio di attualità sul tuo argomento, che dicevi che esistono degli spazi diversi o che esistono delle inquisizioni. Bene, non so se tu hai seguito la vicenda di un film che si chiama Totò, che visse due volte. Ah, sì, sì, sì. Beh, sì. Ecco, il giudice, è anche giusto dire il PM, è giusto dire il suo nome, Silverio Piro, ha incriminato 8 scene del film. E ho usato queste parole, aperte virgolette, manifestate pubblicamente espressioni e figurazioni di scherno, di dileggio e di ingiurioso disprezzo nei confronti delle verità di fede affermate dalla religione cattolica, nonché dei simboli e delle persone da essa venerate, chiuse virgolette. Questo l'ha scritto un magistrato i primi di dicembre. È una cosa... di conseguenza una cosa è... Ci possono essere dei reati da parte del produttore del film, un discorso che si arriva al punto di dire che esistono delle verità di fede, che poi già le affermazioni sono assurde, perché la fede non è mai verità, ma è soltanto menzogna, ignoranza. Quando si dice una verità di fede, già di fatto si dice che non è una verità, perché necessariamente a una verità è necessario aggiungergli la terminologia fede. Per cui tu credi a una cosa, sei talmente convinto di credere quella cosa e tu non puoi essere ridicolizzato perché, per cui tu credi in quella cosa. In realtà tutto il termine di offese a ste robe qua è già ancora un filo molto labile. Nonostante la Cassazione abbia già fatto delle sentenze, no? E la Corte Costituzionale abbia già fatto delle sentenze ben precise, e purtroppo il magistrato, e specialmente questa tipologia di magistrati, cioè magistrati da procura in pratica, tanto per essere chiari, o roba di questo genere, cioè sono gli ultimi arrivati e sono quelli che vengono fuori dall'università, dove l'università, tutta la giurisprudenza, tutto quello che è la storia, diciamo così, la filosofia, cioè è tutto praticamente in mano al cattolicesimo. Cioè non esiste nessuna visione diversa della vita in mano diversa da quello che sia i cattolici, e non esiste neanche una storia di opposizione a quella che è la filosofia. Adesso sto facendo io e pochi altri, insomma, e ci contiamo sulla punta delle dita, ma chi è che fa ancora della... altre cose che dovrebbero essere in antitesi, tutto sommato sono in antitesi solo in apparenza più che nella sostanza, però a livello sociale siamo noi, insomma, che per la prima volta stiamo affrontando un'impostazione diversa della vita. E allora succede che questi magistrati hanno ancora questa mitologia che è storica, cioè è vecchia di 20 anni, cioè è vecchia di 20 anni quando le sentenze della Corte di Cassazione hanno determinato in maniera diversa. E allora quello che viene buttato fuori dalla Corte di Cassazione, questi tentano di farlo rientrare dalla finestra per farsi una bella figura. In realtà andrà a finire questo, perché andrà a finire. Perché innanzitutto le scene di dileggio non sono scene di dileggio, ma sono in fondo scene molto vicine al cristianesimo. È una lettura particolare e soggettiva di quello che è il cristianesimo. Però serve per lanciare un sasso, per minacciare, cioè anche se sta gente qua affronterà il suo processo, verranno assolti, riusciranno a vincere perché non c'è nessun problema, però intanto sui giornali si minaccia, esatto, che c'è la possibilità di essere inquisiti. Se a me venisse fuori una cosa del genere,
Io denuncerei immediatamente il magistrato, perché l'interpretazione soggettiva del magistrato diventa attentato del dettato costituzionale. Tanto per essere chiari, cioè, non ci penserei due volte, assolutamente. Però loro dicono anche che loro sono cristiani, sì, bisogna sì. vederselo dopo all'interno di quello come il magistrato lo ha interpretato. Perché diverso è noi che abbiamo una visione diversa e diamo un peso diverso alle cose, e da loro, insomma... Cioè, bisogna vedere dopo la fine come andrà la battaglia. Vai pure. Sì, ma d'altronde poi uno dei registi ha detto che l'Italia è l'unico paese che ha una legge che impedisce di parlare di religione, e peggio della censura, cioè nel senso che proprio... Ma non ce l'ha, è sì, questo no, punto. Appunto, questa è la capacità dell'ignoranza, cioè nel senso del dominio degli strumenti di informazione e delle nozioni che girano. Ma d'altronde questo qua è classico, perché proprio collegato a questo articolo che parlava appunto di questo film che era rinviato a giudizio per il discorso di oltraggio alla religione, c'è un'affermazione di quella maschera bianca che è il Papa, che dice: il Papa e il cinema servono i valori. Allora, questo è un bel titolo, perché dice chiaramente, già denota il comportamento dei monoteisti, cioè tu non, quello che fai non ha valore, quello che tu fai non contiene i valori, non manifesti niente. No, siamo noi che dobbiamo darti i valori, cioè nel senso che tu sei un essere vuoto, sei un guscio, sei qualcosa di amorfo, e se non è il Cristo, se non è la Chiesa, se non è il Dio dei cristiani a metterti dentro qualcosa, saresti uno scemo. Cioè, questo è tipico di come vengono impostati anche l'educazione delle persone, cioè di dire: le persone per i cristiani non contano niente, le persone sono niente, di conseguenza vanno subito utilizzate per essere controllate e vanno inculcate qualcosa. D'altronde, in questi giorni stiamo assistendo a una campagna pubblicitaria che dice: fa, se una pecorella se ne va, il pastore la va a recuperare. Ma si può anche pensare che questa pecorella non vuole finire al macello, che diventa la pecora nera, dice, che comincia a ragionare, dice: cavolo, va bene, è buono il mio pastore, ma quando arriva la Pasqua non ci pensa due volte a sgozzarmi, di conseguenza io me ne scappo. E giustamente lo dicono, fa: no, il buon pastore deve impedire che qualcuno possa sfuggire dal gregge, perché ci può anche essere la volontà di andarsene. Deve costruire un bel campo di sterminio con esatto. attorno. Tanto le 99 pecorelle sono sicure, non scappano perché io le ho recintate, ma perché non hanno la capacità, la volontà di farlo. Le ho talmente distrutte, annientate, controllate, regolate, che loro stessi si controllano e rimangono gregge. Perciò quella che scappa, logicamente, dovrò essere bravo andarla a catturare, perché potrebbe anche essere la pecora che dice: fa cavolo, io faccio una brutta fine, mi faccio una vita per conto mio, e questo potrebbe anche farlo. Cioè, questo è, se esiste sempre qualcosa. Il fatto che loro insistono così tanto significa chiaramente: fa, noi faremo di tutto per impedire che le persone diventino se stesse e possano scegliere, perché logicamente uno può scegliere anche di sbagliare, ed è nella sua libertà di farlo. Uno può farlo, perché se uno decide di fare qualcosa in base alla propria volontà, deve essere subito bloccato, deve essere subito condizionato. E questa parabola è significativa, perché si ricollega anche a un altro argomento che diciamo che è sempre di attualità, cioè nel senso di dire: voi siete controllati, siamo noi che vediamo i valori, siamo noi che vi possiamo permettere di fare le cose. Con la polemica è stata sull'eutanasia, perché ad esempio un personaggio che a me piace pochissimo, che è Indro Montanelli, parlo personalmente, piace poco, io lo disprezzo, cioè, ecco, al massimo, ecco. Vabbè. E lui ha detto: fa, io vorrei poter scegliere se quando dovessi morire di soffrire o non soffrire. Il Vaticano gli dice: fa, accetti il dolore, cioè nel senso che non è lui che deve decidere se gli va di soffrire o di non soffrire, ma il Vaticano dice: no, tu devi soffrire perché abbiamo deciso questo. E poi cosa dice il Vaticano, l'Osservatore Romano, in questo fra virgolette fa, che il medico e il paziente non possono scegliere la morte, fa, e nel caso del malato neppure se richiesta. La legge infatti lo vieta, il medico sarebbe incriminato, cioè non gli frega niente della persona, che la persona abbia anche dal punto di vista filosofico una formulazione, una scelta, che sia una persona cosciente di quello che fa. No, noi creiamo una legge, tu non puoi, tu, come lo fanno gli ebrei, lo fanno i musulmani, tu devi rispettare questa legge, al di là delle tue scelte. Cioè, tra l'altro, questa è una scelta che non va a compromettere la società, cioè è una scelta individuale, è una scelta di propria coscienza che la persona fa in base alla propria esistenza. Non dice: io voglio uccidere gli altri, come farebbe ogni buon cristiano, buon ebreo, un buon musulmano. Dice: fa, io voglio poter decidere della mia vita, voglio impostare la mia vita in base alle mie convinzioni filosofiche, io voglio questo. No, non puoi farlo, perché noi abbiamo fatto una legge, tu devi rispettare questa legge, al di là che a te non piaccia, perciò devi accettare, cioè no, perché non si parla neanche di scelta, cioè
Nel monoteismo voi non avete mai la possibilità di scelta, perché avete sempre il Dio dei cristiani che vi ama, che vi insegue e che vi deve salvare. Cioè, i cristiani avranno sempre questo concetto, cioè dire, fa, tu non puoi sfuggire da Dio, perché noi dobbiamo salvarti. Ma noi di cosa serve la salvezza? È soltanto un pretesto per impedire alle persone di liberarsi e di realizzarsi in base alla propria volontà. Questo è classico, questo è fondamentale. E di fronte a una scelta di una persona che è riconosciuta pubblicamente, che, vabbè, che viene ammirata da qualcuno, che dice, fa, io vorrei poter scegliere, fa, no, tu devi accettare, tu devi subire, devi fare questo. E, ma cioè, ci sono tutta una serie di altre cose che vanno in questa direzione e sono significative, cioè dire, tu devi morire lo stesso. C'è il caso, che se parlando di AIDS, c'è il caso del Kenya. Il presidente ha detto, fa, bisogna fermare l'AIDS, fa. Nel nostro paese muoiono 500 persone di AIDS ogni giorno, bisogna usare i preservativi. La Chiesa Cattolica dice, fa, continua a bollare come immorale l'uso del condomo, cioè è meglio per me morire di AIDS che morire cristiani. Sì, cioè, ma è chiaro, cioè nel senso che questo è chiaro, però di fronte alla possibilità che la persona ha di dire, io mi attivo con un comportamento, salvo il mio corpo, no, questo non lo puoi fare. No, tu devi correre questo rischio, no? Cioè, non puoi permetterti il lusso di dire faccio un qualcosa per mia scelta. No, tu devi morire. Cioè, di fronte anche all'uso del condom, perché mica nessuno gli va a infilare il condom al Papa. Cioè, dici, è una scelta di chi lo utilizza. Cioè, se poi i cristiani non lo vogliono utilizzare, sono liberi, nessuno glielo va. Cioè, a parte che il condom non andrebbe messo sui genitali, ma andrebbe messo in testa a molti preti, a parte la battuta. Però questo è significativo di cosa si fa capire, cioè di dire, tu non puoi avere un comportamento individuale, privato, che non è neanche pubblico, perché fisicamente non si chiede di andare a sfilare in giro col condom, se dice, cioè, lo usate, ed è un momento privato, non è ammissibile, perché è immorale. Cioè, d'altronde io sostengo sempre che l'immoralità, cioè la moralità non esiste, perciò è meglio essere immorali, cioè la moralità è solo una costrizione. Ma questo è un comportamento che poi va ad attaccare le persone su un campo non secondario, perché se la Chiesa attaccasse, se i cristiani attaccassero sul campo filosofico, uno potrebbe controbatterli. Ma provate a pensare che vanno a dire che il condom è immorale ai ragazzini. Sono i preti che fanno educazione sessuale. Cioè, non prendetela leggera come una battuta. Cioè, dobbiamo anche vedere le conseguenze di questo comportamento. Perché purtroppo, se loro si limitassero a predicare queste cose nelle loro vuote chiese o sull'osservatorio romano, noi saremmo tranquilli. Il problema è che loro hanno un insegnamento della religione nelle scuole, che vogliono i soldi per mantenere le loro scuole, e le persone che vanno dentro come ne usciranno? Cioè, questa è una cosa che va. E infatti il comportamento poi prosegue. Allora, altra notizia di attualità: in Francia, nelle scuole, la pillola del giorno dopo. L'iniziativa accende le polemiche anche in Italia. La Chiesa è contraria al farmaco abortivo, cioè nel senso che di fronte a una ragazzina che per mancanza di educazione sessuale rimane incinta, è giusto che lei si carichi un figlio, anche nell'incapacità culturale, ambientale, familiare, di educare questo figlio, certo, e lo porti avanti. Perché crea disperazione, no? Gli fa bene. Di conseguenza, di fronte, perché queste persone potrebbero dire, se tu li costringi le ragazzine ad avere dei figli, poi rovinare la loro vita. Allora, di fronte alla possibilità, tra una vita che si sta realizzando, che sta andando avanti, che si sta portando avanti, che ha bisogno di essere, e fra una vita che potrebbe anche non esserci, no, niente, sei condannato, cioè proprio questo è un marchio di infamia. E questo qua è significativo, cioè in quanto a delle persone non gliene frega niente, devono essere solo sottomesse. Ma ricorda che il marchio di infamia da ragazza madre era posto da Chiesa Cattolica rispetto ad ogni donna, sì, possibile e immaginabile, ricordiamocelo questo, cioè è stato un marchio di infamia che ha portato avanti le donne ed ha infamato un sacco di donne, finché alla fine sta andando via, cioè sta sparendo in questo momento grazie all'evoluzione sessuale, alla liberazione dell'uomo e a tutta una serie di interventi a livello sociale che sono tutti in contrapposizione alla Chiesa Cattolica, tutti in contrapposizione alla Chiesa Cattolica, perché lo scopo della Chiesa Cattolica è la costruzione della miseria etica, morale, economica e fisica
per trasformare le persone in soggetti di carità. Cioè persone che chiedono la carità, che supplicano, persone col peccato, persone da assolvere, persone da mettere in ginocchio. Questa è la Chiesa Cattolica. E la cosa vergognosa è che alcune istituzioni continuano a favorire questi comportamenti per distruggere il sistema sociale, per fare il terrorismo nei confronti del sistema sociale. Questo è vergognoso. Sì, ma difatti andiamo ad aggiungere un discorso. Dicevamo appunto, la Chiesa si oppone e lo ripetiamo per l'ennesima volta. La Chiesa si comporta così non perché ha tradito il messaggio di Cristo, ma perché applica il messaggio di Cristo. Cioè nel momento in cui loro dicono non usate il condomo, non lo fanno perché sono pazzi, lo fanno perché è criminale il criminale di Nazareth, lo fanno perché è criminale la Bibbia, lo fanno perché è criminale il Dio dei cristiani, cioè nel senso che la loro vocazione al crimine dei cristiani non è una vocazione singola, ma arriva sempre dall'obbedire a delle leggi, a dei comandamenti. Cioè Dio, il Dio dei cristiani, dice io sono un criminale e tu che credi in me dovrai essere criminale. Suo figlio, il suo presunto figlio, che poi non c'è mai stato, dice io sono un criminale, tu sarai anche tu un criminale. Cioè nel senso, questo bisogno di inseguire sempre le prede, di catturarle, di farle prigioniere, è classico, cioè denota anche una forma di mentalità. Ma tornando sul discorso, ad esempio, della pillola del giorno dopo, in cui la Chiesa dice fa non è ammissibile che una persona cerchi di cambiare la sua vita. Bene. È morto il vescovo dell'Aquila che aveva fatto il monumento, ai bambini mai nati. Cioè, a lui non fregava niente in che condizioni potessero vivere nella sua diocesi i bambini che vivevano, dovevano nascere. E se qualcuno pensava di fare l'aborto, lui faceva il monumento ai bambini mai nati. Ma cosa aveva scritto questo santo uomo? Aveva scritto una frase nel 94, la ripeto fra virgolette, aperte virgolette. Satana si nasconde nelle discoteche e nei televisori, virgola, ma soprattutto sotto le minigonne, chiuse virgolette. Questa è una frase testuale. Cioè, questo dice che le persone non si comportano in base ai propri desideri, ma no, perché c'è Satana che si nasconde sotto le minigonne. Cioè, di conseguenza bisogna intervenire sulle persone, bisogna controllarli, bisogna imporre un comportamento perché loro non appartengono a se stessi, non sono se stessi, ma c'è qualcuno che li spinge, c'è qualcuno che li porta avanti così. Ma non è finito. Questo aveva detto ancora, di fronte a chi gli faceva osservare che era un'affermazione assurda e qualcuno che era anche ridicola, lui diceva, verso i giornalisti, a proteggerli e indirizzarli sono anche i poteri occulti, a cominciare da quello satanico, chiuse virgolette, cioè cosa significa? Che neanche l'intelligenza di una persona che capisce che queste cose sono atti criminali, sono affermazioni assurde, sono cose prive di senso, e poi soprattutto nel concetto negativo fa, queste persone non sono capaci di capirlo loro, no, lo fanno perché è Satana che le spinge, di conseguenza sono ancora possedute. Quando noi parliamo di fenomeni inseriti nel sistema sociale che portano il sistema sociale a riadattarsi su quei fenomeni, non è che facciamo una battuta a caso, cioè fino ad oggi noi abbiamo avuto questo meccanismo che si è riprodotto all'interno del sistema sociale. Il cattolicesimo, attraverso le indicazioni dei Vangeli ufficiali, spingeva alla perversione nei sistemi sociali. Il sistema sociale, con le rivolte sociali, con le richieste di libertà, con le richieste di star meglio, eccetera, spingeva in un'altra direzione. Però ogni volta che il sistema sociale nel suo insieme aveva dei rallentamenti nelle proprie rivendicazioni, i cattolici riorganizzavano la loro perversione per reimporla sopra gli esseri umani. Naturalmente la perversione non è che una volta che veniva riconosciuta, tipo per esempio la condanna del sesso, cioè l'attacco che la Chiesa Cattolica ha fatto al sesso, non è che venisse riconosciuta, ma c'era una specie di ritiro da parte dei cattolici, una ricostruzione di una posizione, pronti a tornare fuori qualora le condizioni lo consentissero. Cioè quando Wojtyla è venuto fuori con quella sparata infame, perché solo un infame può fare la sparata idiota come quella che ha fatto lui, tipo quella, il sesso porta al cancro, cioè solo un mentecato, che traffica in schiavi può dire una puttanata del genere, e nessuno gli ha sputato in muso, perché andava sputato in muso, perché era puro e semplice terrore, che è esattamente il contrario, cioè fare sesso velocizza le energie vitali e permette agli individui di essere più forti davanti alla vita, tanto per essere chiaro.
che dopo ci sia passaggio di batteri, beh, c'è anche nel raffreddore. Se io stranutisco con l'influenza in faccia a Francesco, ci sono 80 probabilità su 100 che Francesco si piglia il raffreddore, per cui questa è una cazzata immane. Bene. Beh, c'è il tentativo. È meglio un raffreddore che essere cristiani. Sì, il raffreddore lo puoi curare. C'è, l'essere cristiani è un po' più difficile. C'è il tentativo di ritornare fuori, cioè di ricostruire la coercizione sessuale, ma ogni coercizione cristiana che è stata spostata a riprodurla sugli esseri umani. È solo adesso che per la prima volta, sia noi sia altre congreghe in altre parti e sotto anche altri aspetti, stanno tentando di far comprendere che il senso filosofico della vita, cioè la filosofia della vita, il modo di essere, il modo di rappresentare le tensioni della vita, è diametralmente opposto a quello che è il cattolicesimo, e va costruita la morale su questa opposizione. Cioè quando noi diciamo che tanto la morale è una struttura coercitiva, tanto per essere chiari. La morale condiziona le persone a muoversi in quel modo e soltanto in quel modo e a soggettivare quel modo di essere. Noi stiamo facendo un lavoro morale, cioè stiamo costruendo una struttura morale, una struttura di pensiero che si opponga a quella che è la struttura di pensiero che fino a ieri è stata dominante, cioè la morale cattolica. Noi opponiamo la morale pagana. Solo che qual è la differenza fra la morale cattolica e la morale pagana? Mentre la morale cattolica tenta di imbrigliare le persone e trasformare le persone in oggetto di possesso, noi liberiamo tutte le forze, tutte le tensioni delle persone affinché le persone possano essere se stesse. Per cui noi, imponendo la nostra morale, cioè imponendo la nostra morale all'interno del sistema sociale, non sappiamo cosa diverranno le persone, però sappiamo che liberiamo le forze attraverso le quali le persone determinano loro stesse. Questo noi sappiamo. Per cui solo adesso si sta costruendo qualcosa in antitesi al cattolicesimo. Cioè Gesù di Nazareth, l'infamia umana, volenti o nolenti, è una rivoluzione del pensiero umano. Guarda, quello che volete, ma è una rivoluzione. Sì, beh, tendo però, voglio precisare una cosa, cioè il discorso di morale per noi pagani non è né assoluta, né eterna, né immutabile. E poi la morale appartiene soltanto a quelle comunità che hanno scelto alcune regole. Dal punto di vista esistenziale, individuale, personale, non deve esistere nessuna moralità sulla via della realizzazione. Esiste una morale quanto necessità di comunità e di partecipazione, ma dal punto di vista della propria realizzazione non esiste nessuna morale, non esiste nessun valore di riferimento e non esiste nessun valore assoluto. Infatti vedrò di spiegare come rimuovere la coercizione educazionale della morale porta l'individuo a percepire l'intento partendo dallo sviluppo e dalla liberazione delle tensioni che dall'individuo vanno verso il mondo. Questo è quello che io mi sto proponendo di fare, anche se è abbastanza difficile perché noi viviamo una coercizione cattolica che ti impone di pensare in termini di morale. Infatti quando noi abbiamo detto spostiamo il concetto da una religione di verità, che sono le religioni rivelate, a religione di libertà, che è il paganesimo, che sono tutti i percorsi di sviluppo dell'uomo, noi abbiamo fatto un salto qualitativo eccezionale all'interno del sistema umano, però non è quello l'obiettivo, quella è una tappa. Cioè, è una fase, è una tecnica di passaggio, nel senso che visto che gli avversari... Sì. Cosa dici? Proviamo a vedere cosa succede se oggi? Vuoi. Va bene. Ecco, visto che siamo disponibili alle telefonate, diamo il via alle telefonate, chi vuole intervenire? 049 700 700, 049 700 838. Perciò, difatti, quello che appunto volevo tornare sul discorso della morale, cioè quello che per noi si può parlare, ad esempio Claudio parla più spesso di me di morale, perché io venendo da una visione filosofica particolare non apprezzo la morale. Non apprezzo la morale, di conseguenza tendo sempre, per questo la voglio sempre ribadire, che la morale appartiene soltanto a una necessità comunitaria o a una necessità sociale, non appartiene a una necessità individuale. Perciò se Claudio quando parla di comunità è giusto che parlare di morale, sì. Quando pronto? Parla di individuo dimmi. No. Pronto? Sì, pronto. Parla Francesco e Claudio. Sì. Qui parla Domenico da Bassano. Ma... non è che avete un po' il cervello bacato? Sicuramente. Perché vicino al psichiatrico di Marostica, qualche nube tossica che è uscita, o da Marghera,
Purtroppo se tu abiti, se sei Domenico di Bassano, purtroppo mi abiti vicino e probabilmente comprometti l'ambiente. Ma da Marghera, sì. Lì da Marghera è uscita qualche nube tossica della Botteghe. Tu sai che è privo di fantasia, sei veramente squalido in quanto, sei soltanto, vedi, questo è un ascoltatore che è veramente squalido in quanto, già la seconda volta che chiama, facendo queste affermazioni, se nel frattempo, fosse, fra una settimana e l'altra, non ha avuto neanche la capacità di concepire una nuova forma diversa di manifestazione. Cioè, questa è la dimostrazione dell'incapacità di realizzazione della fantasia. Come avete visto con i telefoni, qua noi abbiamo detto che i telefoni li teniamo gli ultimi 10 minuti, avevamo delle ragioni ben precise. Sì, no, cioè, il livello mentale di un cristiano è talmente aberrante, talmente a sua voglia di stuprare, di uccidere, di massacrare, di torturare, di alzare roghi, e purtroppo oggi si possono limitare solo a questo. Per cui, no, ma è già dimostrativo dell'incapacità cristiana di affrontare le cose, proprio perché questo ascoltatore è già la seconda volta che mi ricordi che affronta, che interviene facendo queste affermazioni. E chi che si... Pronto? Ah, ciao. Ciao, dimmi, scusa. Sono una non pensante, dimmi. Secondo il Cardinal Martini. Io. Sì. Siccome non sono una credente, allora bisogna parlare di non pensanti e di persone pensanti. Commentalo per favore. Ciao. È un po' difficile commentare una cosa del genere. Io di solito davanti a queste affermazioni ho delle reazioni molto sintetiche, sì. Cioè mando a quel paese, tanto per essere gentili, insomma, non esistono altre cose, perché una persona che arriva a livello così basso a fare un'affermazione del genere non merita neanche una risposta, insomma. Però... Sì, no, ma infatti già il problema è sempre... Scusa, sono Rosanna. Ciao, dimmi, Rosanna. Senti, no, mi pare, no, che tu affermi che non c'è nessuna relazione tra noi e le persone che sono morte, no? Sì. E loro, sì, noi siamo due mondi a sé stanti. Sì. Cioè, ma volevo chiederti, no, nei rapporti che si instaurano nella vita, no? In particolare gli affetti, così, sì. Ci riguardano naturalmente finché siamo vivi, ma poi quando siamo morti, cioè c'è tutta un'altra dimensione, non hanno più senso quei legami. Esatto. Allora voglio dire, cioè, per tante persone però la certezza di incontrare il parente, il figlio, non so, cioè è una consolazione. Purtroppo è sì. Cioè è un'illusione alla fine. Sì. Perché è una consolazione così. Esatto. È un'illusione. Però tu cosa dici a, non so, una mamma che perde il figlio, così? Oppure per evitare di soffrire bisogna sicuramente costruire noi stessi e renderci più forti, però anche amare nel senso, non so, non meno, ma no, ma non si, so come spiegare. Si può anche amare di più. Di capisci? Più però, però non totalmente da annullarsi, ma no, ma si, ecco, non da annullarsi, sì, esatto. Ci vuole molto egoismo. Adesso te lo dico per radio perché mi piace sta risposta, date la risposta. Grazie a te, ciao. Scusa Francesco, ma queste robe qua fa parte. Se si vuole molto egoismo, cioè se io amo una persona è perché io sto bene, cioè io amo me stesso, amo la vita e con quella persona costruisco un rapporto. Però essenzialmente non mi annullo in quella persona, ma è un rapporto che fluisce l'uno nell'altro e l'altro nell'uno. Cioè, non è che annullo la mia vita perché mi sono innamorato di una persona, ma mi arricchisco perché mi sono innamorato della persona. Se quella persona chiaramente l'aiuterò sempre fino alla fine, però se quella persona a un certo punto muore, sparisce, eccetera, non è che la mia vita finisce. Cioè, io ho milioni di altri interessi da continuare. Chiaramente mi mancherà quella persona con cui avevo una relazione. Può darsi che mi manchi più o meno a seconda del legame che c'era. Però questo non significa che io mi annullo in quella persona, significa che c'è un universo. Cioè, a volte la nostalgia è data dal fatto che tronchiamo tutti i legami che noi abbiamo col mondo circostante, tronchiamo i legami con gli dèi, in poche parole. E allora cosa succede? Succede che siamo vuoti, la nostra vuotezza la riversiamo in un altro, e allora sentiamo la solitudine, sentiamo la disperazione, sentiamo la mancanza, sentiamo l'inutilità della vita, sentiamo la nostalgia di quando eravamo piccoli, cioè tutto questo tipo di sentimento non è altro che la rottura del legame fra noi e gli dèi, la rottura del legame fra noi e il mondo che ci circonda, cioè la disperazione che noi costruiamo.
Questo è. E allora, quando c'è il vuoto, noi ci leghiamo a delle persone, cioè diventiamo dipendenti dalle persone, anche dipendenti da Dio, prega Dio che ti dà la consolazione. Cioè, creiamo tanti fattori di dipendenza. Mentre invece se noi abbiamo l'egoismo, ma non l'egoismo di quello che sia appropria che distrugge, ma l'egoismo di costruire noi stessi, allora anche i rapporti con gli altri, anche il rapporto d'amore, d'affetto con i partner, con i figli, eccetera, è un rapporto di amore reciproco, cioè di dare e avere, di riversare una cosa nell'altro, ricevere dall'altro. Ma non è una cosa di dipendenza. Io non sarò disperato se mia figlia se ne va fuori dalle scatole, se ne va fuori a vivere la sua vita, anzi sarò felice che lei continui a farlo, però non mi lego a questo, cioè questo sarà una cosa che ricorderò con affetto, però non sarà una cosa che mi crea dipendenza. Ma quando c'è il vuoto, quando una persona ha distrutto i legami fra sé e il mondo, chiaramente crea dei legami di dipendenza, mm-hmm, con ricordi, con nostalgie, cioè. E allora cerca di riviverli e si illude che possano rinascere perché ha bisogno di questo vuoto. Sì, no, ma vedi, quello discorso sulla morte è un discorso che si può anche sviluppare in maniera più concreta. Perché succede, diciamo, questa necessità di mantenere un contatto fisico che non sia solo il ricordo, la passione o la memoria? Perché viviamo in una società povera di collegamenti e di contatti, cioè nel senso, anche dal punto di vista esistenziale, le persone diventano quello che fanno, cioè nel senso che un uomo diventa il marito e la donna diventa una moglie. Di conseguenza diventa quel ruolo. L'uomo che lavora diventa il lavoratore, non è più un uomo che lavora. Nel momento in cui noi riduciamo tutto quanto ad uno, cioè a una funzione, a una manifestazione della persona, logicamente quando nel momento in cui questa funzione della persona viene a mancare, non ne saremo annientati, cioè ne saremo distrutti, cioè nel senso perché se vediamo soltanto la moglie come moglie e non come donna, logicamente, certo, e noi impostiamo tutto il nostro rapporto, tutta la nostra esistenza su questa cosa, logicamente nel momento in cui viene a mancare uno dei due coniugi è il crollo. Se invece uno pensasse che all'interno di questo rapporto deve costruire se stesso, deve costruire rapporti con gli altri, deve interessarsi a qualcosa, deve avere più dimensioni, deve avere più sviluppi, e questo vivere non è che sottragga elementi o energie all'altro, ma permette di creare delle armonie, delle compensazioni, cioè non delle integrazioni, ma permette di concepire anche la propria necessità. Se noi appunto andiamo in un'unica direzione, ne siamo sempre distrutti. Sì? Niente, sono Guido. A voglio dirti, ho scoperto una cosa. L'etimo del termine parola è lo stesso di parabola. E parabola è lo stesso di diavolo. Diavolo vuol dire menzogna. Ecco, il verbo si è fatto carne, cosa vuol dire? La menzogna è scesa presso di noi, giusto? Ecco, il termine parabola deriva dal greco parabole, alla stessa radice del verbo ballein, che vuol dire ingannare. Mentre diabolos vuol dire menzogna. Diavolo vuol dire parabola, piccola menzogna, diciamo. Diavolo vuol dire dividere, sì, cioè. Ma sai perché vuol dire dividere? Sì. Perché deriva dal prefisso dia, sì, che vuol dire attraverso, sì, e ballo, che vuol dire mettere, cioè si mette attraverso la verità. Ho capito. Mentre parabola ha il prefisso para. Sì. È lo stesso verbo greco ballo. Io so che tuo figlio fa liceo. Sì, 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 sì. Ecco, l'ho fatto anch'io. E così l'altro giorno mi è venuto in mente di questo fatto qua. Dagli un'occhiata. Ecco, e di a tuo figlio appunto che controlli. Sì, il termine parabola, sì, e diavolo hanno tutti la stessa radice che riconduce, sì, a menzogna. E mi piace che un Vangelo, quello di Giovanni, dica il verbo si è fatto carne. Cioè, in pratica, ammettono loro stesso che il Vangelo è una grande menzogna. Vabbè, questa gliela passerò a Ivana e Laura, allora. No, ma prendi nota, ma sì, 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 sì. No, no, d'accordo. Ti saluto e ascolto sempre con grande piacere la vostra trasmissione. Grazie, Guido. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Pronto? Pronto? Sì. Sì, ciao, sono Marco. Ciao.